Ciao, sono Luca e in questo video vediamo tre regole che devi assolutamente rispettare ogni volta che alleni il petto per aumentare la massa muscolare in palestra e a casa. Numero 1, le mani devono sempre essere allineate con la parte bassa del petto. Quindi in tutti gli esercizi, che sia la panca piana con il bilanciere, piuttosto che le spinte con manubri, con i manubri stessi per l'appunto, piuttosto che la chest press e così via, in tutti gli esercizi le mani devono sempre essere allineate con la parte bassa del petto per tutto l'arco di movimento. Non fare quindi l'errore di avere le mani più in alto verso la testa, l'obiettivo è sempre avere le mani allineate con la parte bassa del petto in tutti gli esercizi e per tutto l'arco di movimento, nel punto di partenza e anche nella fase concentrica di contrazione quando estendi le braccia contraendo i pettorali. Dopodiché, numero 2, che poi è collegato al numero 1, i gomiti non devono andare mai oltre i 45 gradi rispetto al corpo. Questo poi è collegato al punto numero 1: se io mantengo le mani, ripeto, che sia col bilanciere nella panca piana, chest press oppure con i manubri, nel caso delle spinte con manubri, se per appunto mantengo le mani allineate con la parte bassa del petto, automaticamente manterrò i gomiti più vicini al corpo, mai oltre i 45 gradi. È sempre molto importante per un discorso di corretta esecuzione. E infine, numero 3, devo assicurarmi il più possibile che le scapole siano addotte e depresse, cioè si avvicinano e si abbassano, poi in realtà si muoveranno per permettere il movimento, però tenderanno sempre verso una posizione di adduzione e depressione. Quindi in un contesto in cui ovviamente la schiena mantiene le curve fisiologiche, le mani sono allineate con la parte bassa del petto, i gomiti non vanno oltre i 45 gradi e le scapole sono il più possibile addotte e depresse, in un contesto di questo tipo, quindi se rispetto tutti questi punti, posso davvero eseguire il tutto al meglio. Dopodiché, nel corso del tempo, in un contesto di ottima esecuzione, manterrò per l'appunto gli esercizi che sento al meglio in termini di contrazione, pompaggio, quindi di base con un'ottima connessione mente-muscolo e un'ottima consapevolezza muscolare. Infine, ultima cosa, nel caso della panca piana, quando sono con le braccia distese nella fase concentrica di contrazione, sempre con il bilanciere allineato con la parte bassa del petto, posso simulare il movimento di voler piegare il bilanciere. In questo modo automaticamente porto i gomiti più internamente, migliorando quindi ancora una volta la contrazione e lo stimolo fornito ai pettorali stessi. Rispetto a quindi i punti che abbiamo visto per quanto riguarda le mani allineate con la parte bassa del petto, le scapole e i gomiti mai oltre i 45 gradi, dopodiché puoi avere ottimi risultati in tutti gli esercizi anche a casa in poco spazio. Ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il servizio di personal trainer online. Ciao!